sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Abbiamo ascoltato queste nuovamente assai edificanti, profonde, splendide parole del libro del Siracide, che oggi affrontano delle tematiche distinte ma in un certo senso anche complementari: l'amicizia, la voce della coscienza che dobbiamo imparare ad ascoltare, e quella splendida cosa che fa di noi degli esseri umani, non degli animali, che è la ragione rettamente intesa. Ecco, per concludere con una ammonizione, ecco, a non cadere in un vizio capitale, generalmente trascurato, ma di cui qui se ne spiega anche non soltanto l'importanza di dargli attenzione, ma le conseguenze nefaste che esso producono e che possono renderlo, pur essendo generalmente cosa non grave, però possono renderla grave davanti a Dio, ed è quando l'ingordigia giunge fino al punto di causare danni alla salute, cioè compromettere quella splendida cosa che il Signore ci ha dato, che è il nostro corpo, che anche se in questa vita mortale, dove siamo ancora viatori, soggetti alle conseguenze del peccato originale, certamente incontra molte miserie e molte infermità, però non è il nostro né potere né diritto lederlo volontariamente. Un conto è una malattia che ci coglie, un incidente, un danno che ci viene senza la nostra volontà. Un conto sono le conseguenze negative che derivano dalla nostra sconsideratezza, dalla nostra sregolatezza, dalla nostra mancanza di dominio di noi stessi o di temperanza. Questa è un'altra cosa, e questo ci rende colpevoli davanti a Dio. Bene, cominciamo con l'amicizia. I libri sapienziali parlano dell'amicizia. Abbiamo sentito tempo fa che un vero amico lo trova chi trova il Signore, chi teme il Signore, no? E che il proverbio popolare "chi trova un amico trova un tesoro" è esattamente la citazione di un passo dei libri sapienziali. Oggi siamo invitati a guardarci da quelli che si chiamano amici solo di nome. Prima di dare a qualcuno il titolo di amico, dobbiamo essere molto molto attenti. L'amico è cosa diversa dal compagno, ecco. Oggi questo termine compagno purtroppo dilaga anche in realtà dove non dovrebbe mai, almeno in un contesto di cultura e religione cattolica, mai essersi sentito dire. Oggi non ci si sposa più, ci sono compagni e compagne. Quindi un termine, come dire, stigmatizzato, ecco, dalla Sacra Scrittura, perché il compagno non è un amico. Il compagno è una persona che ti sta vicino fino a quando gli fa comodo, fino a quando gli sta bene, e poi quando non gli conviene più ti lascia. Ed è, tra l'altro, se ci pensiamo bene, esattamente questo anche il fondamento, se ci facciamo attenzione, di tante, forse non di tutte, ma certamente di tante cosiddette libere convivenze. Stiamo insieme senza troppi impegni, né religiosi né civili, in modo tale che se dovesse succedere qualche problema si va ognuno per conto proprio senza troppe tribolazioni. È così, purtroppo. Peggio ancora è un compagno, o peggio ancora, questa è la cosa peggiore che possa accadere, una persona che veramente è stata amica, che si trasforma in nemico. Chi ha ricevuto questi dolori dal Signore, ecco, ha certamente molto di cui offrire. Una persona che comunque in qualche modo ti stava vicino, un conto è che a un certo punto ti abbandona e si fa gli affari suoi, un conto è che ti diventa nemico, ti fa la guerra, ti mette in cattiva luce, ti perseguita. Peggio ancora un amico che ti tradisce, che ti delude, che si trasforma in nemico.
sono grandi tribolazioni, quindi impariamo nella nostra vita a discernere, anche perché prima di concedere a qualcuno la nostra fiducia dobbiamo essere molto attenti e avere discernimento. La Sacra Scrittura ci esorta a noi a non dimenticarci degli amici, cioè se abbiamo qualche amico non dobbiamo mai dimenticarci di lui, né quando stiamo bene né tantomeno quando lui sta male, perché queste sono le prove autentiche dell'amicizia. Poi abbiamo ascoltato l'invito a frequentare spesso un uomo pio. Un uomo pio vuol dire un uomo amico del Signore, che appunto è osservante dei comandamenti, e la cui anima è come la tua anima, perché se inciampi saprà compatirti. È importante chiedere al Signore, cercare anche qualcuno, come dire, qualche uomo di Dio, chiamiamolo così, che ci possa sostenere e aiutare, da cui possiamo essere edificati, aiutati a crescere nella fede e con lui imparare ad intrattenere, come dire, una sana e santa amicizia spirituale. Ci sono altri due ambiti, il cuore e la coscienza. Noi sappiamo bene che il Signore parla al cuore. La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore, si legge nel profeta Osea. E la voce di Dio, ci insegna la Chiesa, risuona nella nostra coscienza. Ecco, un punto fondamentale, a mio avviso un punto proprio capitale della nostra crescita cristiana e per certi aspetti anche umana, è imparare ad ascoltare la voce del nostro cuore, che ci spinge, anche quando non comprendiamo molto bene, verso il bene, e soprattutto la voce della coscienza. Qui si legge la coscienza di un uomo talvolta suole avvertire meglio di 7 sentinelle collocate in alto per spiare. Se noi facciamo attenzione, io questo l'ho potuto constatare innumerevoli volte nel mio ministero sacerdotale, anche nelle anime, anche quando noi non sappiamo bene, non siamo certi se una cosa sia buona o cattiva, eccetera, eccetera, ma la coscienza, se ci facciamo attenti, ci dice non la fare questa cosa, o fai quest'altra cosa. Il problema purtroppo è che spesso e volentieri noi soffochiamo la voce della coscienza con tanti ragionamenti di pura umana volontà, con cui ci creiamo delle giustificazioni artificiali per fare ciò che non si dovrebbe o per non fare ciò che si dovrebbe. Come si cresce nell'imparare a ascoltare il nostro cuore e la nostra coscienza? Pregando l'Altissimo di guidare la nostra condotta secondo verità, l'abbiamo sentito qui, e imparando ad usare bene la nostra ragione, riflettendo prima di compiere alcune azioni, riflettendo su tante cose, se una certa cosa è bene o è male, se è opportuna o se non è opportuna, se è il momento giusto per fare o non fare una certa cosa oppure no, se le circostanze di tempo, di luogo, consigliano o non consigliano di farla. E questa si esercita applicandola e chiedendo al Signore la luce. Interessantissimo. Radice dei pensieri è il cuore, e queste quattro parti ne derivano. Molto interessante. Bene e male, vita e morte. Gesù dice nel Vangelo: attenzione che là dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Dal cuore buono, l'uomo buono trae il suo buon tesoro, mentre l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, no? E cosa dice sempre Gesù? La bocca parla della pienezza del cuore. E Gesù dice:
e scusate, il Siracide dice: su tutto domina sempre la lingua. Da quello che dici si capisce quello che c'è nel tuo cuore. Infine, il dominio di noi stessi. Nella tua vita prova te stesso e vedi quanto ti nuoce non concedertelo. Ecco, qui parla esplicitamente dell'ingordigia, delle ghiottonerie, e ci ricorda che l'abuso di cibi causa malattie. E molti sono morti per l'ingordigia, non morti, ecco, come si vede in qualche film comico di non molto tempo fa, quindi morire per le abbuffate, ma con tutte quante le conseguenze legate a un uso sconsiderato dei cibi e al problema dell'obesità. Vedete che io ho sempre pensato che fosse una cosa moralmente rilevante ed addirittura fondata nella Sacra Scrittura, ma chiaramente quanto ti nuoce, e qui parla di ciò che nuoce alla nostra propria salute, alla nostra vita fisica, c'è una munizione: non concedertelo. Qualche esempio, tanto per l'abuso dell'alcol, per esempio, il fumo, le sostanze stupefacenti, è un po' più facile arrivarci, insomma, no? E ciò che nuoce alla nostra salute, l'abuso per esempio anche di cose che tengono, come dire, che tendono a creare dipendenze, la televisione, che ne so, la musica, il computer, internet, come dire, gli hobby praticati con troppa, diciamo così, ossessività, no? Il gioco normale, il gioco d'azzardo, tutto ciò che ci nuoce, cioè che non ci fa bene, è da tenere a bada. E soprattutto il monito conclusivo: chi si controlla vivrà a lungo. Ecco, il controllo di sé, il dominio di sé, che è anche un dono dello Spirito Santo, è una cosa importantissima per ben vivere, e noi dobbiamo metterci alla prova. Nella tua vita prova te stesso. Che significa? Significa che in qualche momento io qualche cosa me la tolgo proprio, perché devo dimostrare a me stesso che posso farne a meno. Tolgo l'alcol, faccio qualche digiuno, tolgo la televisione, non dico a vita, qualche volta, perché quando uso con moderazione queste cose non ne sono schiavo, ho il dominio, controllo, comando io, non sono loro a dominare e a comandare su di me, ma sono io a dominare su di loro. Questa è una cosa molto importante, non soltanto da un punto di vista religioso, come accennavo, ma anche per non perdere la nostra dignità di uomini. Noi siamo uomini perché abbiamo noi il dominio e la superiorità su tutto ciò che è meno di noi, non il contrario. E non possiamo e non dobbiamo tollerare di cadere schiavi di nulla e di nessuno. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Amen.